Giornata molto pesante per quanto riguarda il coronavirus a Piacenza. 6 persone sono morte all'ospedale cittadino e sono stati trovati 44 nuovi contagiati, che diventano così 256. Incontro in prefettura tra le istituzioni locali e il presidente della regione Stefano Bonaccini, che chiede al governo misure eccezionali per sostenere l'economia piacentina duramente provata dall'emergenza. 2 sindaci positivi al tampone, altri 4 in isolamento forzato. L'allerta sanitaria mette in seria difficoltà i servizi al pubblico degli uffici comunali in tutta la provincia. Nonostante la difficile situazione, lo sport piacentino prova a ripartire dopo lo stop forzato di questi giorni. Sestu e il Piace scalpitano per tornare in campo. La Gassei si prepara alla sfida di domenica contro Sora. I giocatori di Sarmatese e Turris stanno tutti bene e usciranno a breve dalla quarantena. Bancomat fatto saltare nella notte a Castel San Giovanni, ladri in fuga con le cassette di sicurezza. A Parma sgominata la banda di nomadi specializzata in furti in ville, che colpì anche a Castelvetro Piacentino.